Ciao a tutti, un saluto in studio, buonasera a tutti. Buonasera Giulia. Allora, noi stavamo leggendo un po' le probabili in vista del Parma, che è il nostro prossimo impegno, però io ti chiedo, innanzitutto facciamo un passettino indietro, ti chiedo un'opinione e, come si chiedono anche dalla nostra chat i nostri ascoltatori, magari un voto all'inizio dell'Inter, che di fatto ha provato tutti i risultati possibili, sconfitta, pareggio e vittoria. Allora, io penso che un voto ancora probabilmente a questa squadra non si può dare. Non si può dare per il semplice fatto che credo che comunque sia, parliamo ancora della quarta giornata e ancora direi che è troppo presto per dare un giudizio, anche perché credo che per il momento un gioco vero e proprio l'Inter ancora non l'abbia mostrato. E sì, è vero, siamo partiti col piede sbagliato contro il Torino, sembrava che insomma, visto il primo tempo, come dicevi anche tu poco fa, sembrava che appunto fosse un attimo un segnale di una falsa partenza nella prima giornata contro il Sassuolo. In realtà poi abbiamo visto tutti come è andato il secondo tempo, questo è un segnale che ci fa capire che ancora l'Inter ha sicuramente da lavorare molto. È vero, poi abbiamo vinto a Bologna, non è stata una partita con il gioco diciamo più brillante che ha avuto l'Inter, e adesso ci aspetta un'altra sfida contro il Parma, che comunque secondo me non sarà facile, anzi a maggior ragione il Parma è tornato in Serie A e quindi sono convinta del fatto che per tutte e due le squadre sia una partita abbastanza importante, perché comunque il Parma ritrova San Siro dopo parecchi anni di assenza. L'ultima partita contro l'Inter a San Siro probabilmente è stata quella del 2015, perché dopodiché sappiamo tutti il Parma non ha più fatto parte della Serie A, e sappiamo che l'Inter in casa ha un passato di quasi principalmente vittorie sul Parma, e quindi secondo me è molto importante per tutte e due le squadre, perché da una parte l'Inter ha necessità di confermarsi, di riconfermarsi dopo la vittoria tanto attesa finalmente arrivata a Bologna, e sicuramente deve anche accorciare un po' le distanze da quelle che sono le prime in classifica, mentre il Parma ha un altro obiettivo che credo sia ad oggi momentaneamente quello della salvezza, quello di invece accorciare, cioè allungare le distanze dalla penultima posizione in cui si trova adesso. Quindi sicuramente è stata una falsa partenza, io però mi auguro che, conoscendo la mia Inter, la mia squadra, credo che verso ottobre-novembre inizieremo a vedere un po' di gioco e la mano di Spalletti. Ecco, allora, un Inter che ha ritrovato la vittoria e ha ritrovato, anche se nelle partite ufficiali ha trovato, possiamo dire, Raja Nainggolan, che di fatto non aveva giocato le prime partite per infortunio. Ecco, ha giocato Ninja, si è acceso e diciamo l'Inter ha vinto la sua prima partita. È stato anche decisivo, perché ha segnato la prima rete contro il Bologna. Ecco, secondo te quanto può essere importante Raja Nainggolan per quest'Inter? Io premetto che per me Nainggolan è sempre stato diciamo un sogno sin da quando giocava ancora nel Cagliari. Lo aspetto più o meno da 8 anni circa, quindi quando ho sentito che finalmente, dopo già l'avvicinamento che c'era stato lo scorso anno nel calciomercato estivo, quando ho sentito che invece quest'anno arrivava davvero a tutti gli effetti, io quasi non ci credevo. Era secondo me uno dei giocatori, uno dei perni principali ad oggi che mancava. È vero che magari ancora non ha avuto modo di dimostrare molto, perché purtroppo è stato anche sfortunato, lo sappiamo, è partito comunque con un infortunio, è stato appunto sfortunato, però poi comunque è partito bene nella partita che ha fatto proprio di debutto contro il Bologna, dove comunque ha siglato anche la sua prima rete in nerazzurro, che si spera sia la prima di una lunga serie. Ha già diciamo messo la sua firma in questa squadra e secondo me più avanti poi lo vedremo, sarà un elemento fondamentale per questa squadra. Ecco, invece allora, nell'ultima partita abbiamo visto, come dicevamo anche con l'ospite precedente, Keita Balde schierato da centroavanti per l'assenza di Mauro Icardi. Secondo te una punta mobile può essere un'idea per l'Inter, più mobile come Keita Balde, o comunque l'Inter deve continuare a puntare su un Mauro Icardi, cioè un centroavanti proprio d'area? Io credo che Mauro Icardi sia diciamo l'essenziale della, proprio come punta nel gioco dell'Inter. Ormai è diventato un giocatore indispensabile, fa una collezione di gol ogni anno che a noi quest'anno credo che in gran parte sia anche dovuto a lui il nostro ritorno in Champions, infatti.
Sicuramente che Itabalde è una ottima sostituzione per Mauro Icardi, comunque sia lui anche con la Lazio ha giocato spesso e volentieri come prima punta adattata e non diciamo che ha sempre fatto del suo meglio. Anche con nella partita con il Bologna si è visto un po' questo spostamento in avanti di Keita Balde, diciamo che molto probabilmente è servito anche quello, il suo movimento, il suo attacco, le sue qualità, che lui poi tra l'altro ha sempre detto, io è un giocatore che a me personalmente Keita Balde fa impazzire, perché si è presentato dicendo che lui si è sempre ispirato a Eto'o, e Eto'o per ogni interista sappiamo che valore ha. Quindi diciamo che già per quello ha un punto in più a prescindere, ma nel complesso secondo me è un giocatore che potrebbe benissimo sostituire Mauro Icardi o Martinez, come ha fatto ad esempio nella partita con il Bologna. Allora, io ti faccio un'altra domanda, che è più una curiosità, diciamo. So che sono passate poche partite, però in queste poche uscite stagionali che abbiamo visto, qual è il nuovo acquisto che ti è piaciuto di più? Allora, è una bella domanda. Io credo che innanzitutto le riconferme dei vari Icardi, Skriniar e ad esempio Perisic siano un po' come dei nuovi acquisti. Ad esempio di Mauro Icardi ogni anno se ne parla parecchio, sembra che debba sempre lasciare la squadra, poi in realtà rimane, e io credo che ogni anno che passa in cui riusciamo a trattenere giocatori del calibro di Mauro Icardi piuttosto che di Skriniar o di Perisic stesso sia come se fosse un nuovo acquisto. Sicuramente l'acquisto migliore per il momento io credo sia stato Nainggolan, anche se è quello che probabilmente abbiamo visto di meno. Versalico è un altro grande acquisto, e poi sicuramente anche Politano, che è stato molto diciamo sottovalutato come giocatore, e mi dispiace perché in realtà Politano è un giocatore dalle grandi qualità e in queste partite l'ha dimostrato parecchio. La sua sfortuna tra l'altro è stata quella che forse è arrivato all'Inter nel momento in cui nella squadra di Torino, che non fatemi nominare, è arrivato Cristiano Ronaldo, e quindi diciamo che l'attenzione è ricaduta un po' più su di lui, e questa cosa ha un po' magari sminuito Politano come giocatore, ma io credo che abbia ancora un margine di crescita, un potenziale veramente alto come giocatore. Secondo me ti darà delle belle soddisfazioni. Faccio una premessa prima della prossima domanda. Effettivamente la squadra di Torino in questa puntata tutta nerazzurra non si nomina, equivale a una bestemmia questa sera. Allora, esatto. Poi passiamo all'argomento che ai tifosi interisti diciamo piace di più in questo momento, perché la prossima settimana torna la Champions League, che in casa nostra manca da parecchio tempo. Allora io chiedo anche a te un commento sul girone dell'Inter, e ti chiedo se sei ottimista, pessimista, e anche soprattutto qual è la squadra che temi di più in questo girone. Allora sicuramente come ogni interista, dopo tutti questi anni senza Champions, già solamente sentire la musichetta, no, tanto attesa della Champions, quella che ti piace tanto, sicuramente già quella è un'emozione ed è una soddisfazione già essere dove siamo ad oggi, perché probabilmente l'ultima giornata di campionato contro la Lazio, dopo anche un po' di episodi sfortunati che abbiamo avuto, ad esempio come contro il Sassuolo, insomma un po' di partite, un po' di punti persi così per strada, sicuramente nessuno si aspettava di arrivare dove siamo oggi, a dover giocare la Champions la prossima settimana. Quindi per quanto mi riguarda già quello è un traguardo, una soddisfazione. Poi è vero che siamo l'Inter ed è vero che essendo interisti non dobbiamo mai accontentarci, perché sappiamo che se vogliamo possiamo, quindi già questo è diciamo un qualcosa in più che ha il tifoso interista. La consapevolezza che l'Inter è pazza e si sa che se vuole può farlo. Il girone, diciamo che abbiamo preso un girone bello tosto. Da una parte sicuramente è uno svantaggio, però dall'altra parte potrebbe anche essere un vantaggio, perché per il semplice fatto che l'Inter con le squadre grandi sappiamo tutti che tira fuori il carattere, tira fuori la grinta, se la gioca e poche volte va male. Io sono ottimista in parte perché credo che appunto per queste ragioni che ho appena specificato, comunque sia l'Inter con le squadre grandi tira fuori i cosiddetti attributi, quindi fa vedere chi è.
La squadra che mi fa più paura, per assurdo, credo sia il PSV. Il PSV, perché appunto, diciamo che, con tutto il rispetto per la squadra, è forse quella che può, diciamo, essere meno pericolosa fra le tre che andremo a scontrare. Sì, poi magari, l'Inter, per il tipo di gioco che ha, effettivamente un po' macchinoso, diciamo, può forse incontrare più difficoltà con una squadra che si difende che con una squadra che magari va all'arrembaggio come Barcellona o Tottenham. Esatto, sì, io sono molto fiduciosa per la partita sia contro il Tottenham sia anche contro il Barcellona per quanto riguarda le partite in casa nerazzurra, perché comunque sappiamo tutti, anche solo l'effetto che dà San Siro, la carica che dà San Siro quando è piena, comunque sia, ripeto, una partita di Champions, e vedersi squadre come il Tottenham e squadre come il Barcellona e la grinta dei tifosi insieme, secondo me è un'adrenalina pazzesca che sicuramente porterà ad avere grinta, coraggio e a scendere in campo decisi ai nostri ragazzi. Poi ovviamente come finirà lo vedremo, però io penso che sia sbagliato partire prevenuti dall'inizio. Quindi, diciamo, se volessimo dare una percentuale del passaggio dell'Inter agli ottavi, azzardo la domanda, che percentuale? Allora, io invece non azzardo la risposta, perché non me la sento ancora di buttarmi, diciamo, perché comunque sia, stiamo parlando della Champions, sono tre partite fondamentali che appunto si costeranno la qualificazione ai prossimi gironi, agli ottavi. Quindi io direi di viverci partita per partita. Se andrà male, ci siamo goduti il momento, è stato bello e ci riproveremo l'anno prossimo. Esatto. Allora, poi, sempre in vista Champions, c'è già chi, diciamo che ci sono due fazioni, c'è chi spera e chi invece si dà già per vinto. Per esempio, molti tifosi già evidenziano tutte le mancanze che ha l'Inter per poter competere nella competizione, nella massima competizione europea, e in tanti sottolineano il fatto che l'Inter magari abbia qualche problema di troppo a centrocampo, in cui di fatto c'è solo Brozovic che imposta, mentre spesso e volentieri il suo compagno di reparto, che è stato scelto, in cui è stato individuato più volte Vecino, latiti non poco, abbia tante mancanze. Tu pensi che a centrocampo l'Inter possa individuare il proprio maggior problema per in vista Champions? Io penso che innanzitutto non è un caso che l'Inter avesse i contatti con Luka Modric, perché appunto, al di là che del fatto che secondo me personalmente diciamo, al momento è il centrocampista più forte che ci sia, quindi l'Inter non poteva ambire a meglio di così. E manca un giocatore come Modric, questo sicuramente, diciamo che mancava proprio la ciliegina sulla torta appunto nel reparto del centrocampo. Io credo che Spalletti sappia giocarsi bene le carte e stia studiando queste partite, anche i ragazzi stessi sanno che comunque sia si tratta di una Champions League e non di una semplice partita di campionato, quando sei all'inizio del campionato ovviamente. Quindi io credo che Spalletti stia organizzando tutto al meglio. Per quanto mi riguarda, a livello di moduli io preferirei il 4-2-3-1, perché lo vedo un modulo più completo e più adatto anche soprattutto per affrontare la Champions, perché comunque stiamo andando ad affrontare una squadra come il Tottenham, e io vedrei benissimo Nainggolan partire da trequartista con alle spalle sicuramente anche Vecino, e lì poi sarà anche ai ragazzi cercare un attimo di capire da che parte andare. E comunque sia, il gioco delle inglesi, insomma, è quel gioco un po' fastidioso, però ricordiamo che i precedenti del Tottenham l'anno scorso a Torino, che sembrava facendo la partita e poi alla fine è stata ribaltata, perché insomma il gioco inglese è parecchio diverso da quello italiano, quindi confido anche in questo, anche nell'intelligenza di Spalletti di studiare l'avversario. Esatto, quindi cerchiamo di partire positivi, possiamo affrontare chiunque però con il giusto atteggiamento, con i giusti accorgimenti. Benissimo Giulia, noi siamo arrivati al termine del tempo a disposizione. Un grandissimo grazie per la tua disponibilità a venire questa sera, e ovviamente grazie a voi, è stato un piacere.
piacere. E ovviamente ti aspettiamo magari prossimamente per continuare a parlare di Inter. Buona serata e forza Inter. Volentieri, grazie a tutti, un saluto, forza Inter. Ciao Giulia. Allora, adesso noi andiamo, prima, dopo aver, sì, mi scordo sempre la parte più importante perché Marco Lonigro, se no la regia mi guarda male. Allora, ricordiamo i nostri contatti. Io saluto.